Domani alle 17.30 allo stadio Adriatico torna in casa il Pescara, avversario la Virtus Francavilla, obbligo vittoria per blindare il terzo posto fondamentale in chiave playoff. Buone notizie per Zeman, sia Palmiero che Crescenzi sono a disposizione. Zeman ha detto in conferenza di voler vedere dei progressi rispetto alla buona partita disputata a Catanzaro. Zeman ha anche parlato a 360 gradi in conferenza. Ha detto: dicono che mi conoscono, il mio calcio è lo stesso da 50 anni, eppure qualche partita riesco a vincerla ancora. Poca voglia di parlare di Foggia, ma qualche bella parola invece spesa per Delio Rossi, nuovo tecnico dei rossoneri. Con le immagini di Diego Martelli, allora ci andiamo ad ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa di Zeman, partendo proprio dalle condizioni di Palmiero e Crescenzi. Sentite cosa ha detto Zeman. Sono tutti disponibili, poi non stanno a 110%, ma a 100 basta. Mister, buongiorno. Buongiorno. Sceglierà la linea della continuità, ora al netto della situazione di Palmiero, non so se lei vuole rischiarlo al primo minuto, però l'impostazione sarà quella di Catanzaro vista con la Turchis. Vabbè, io l'ho detto dall'inizio, c'è una squadra dove siamo in tanti bravi, e il problema è mio di saper scegliere giusto al momento giusto. Domani non è facile la partita, e quindi io mi auguro di che squadra fa qualche progresso ulteriore anche rispetto a Catanzaro. E visto che ci stanno 5 cambi, io spero di poter utilizzarli e cercare, se qualcosa non va, o dare riposo a qualcuno in più. Ma secondo lei schierare Palmiero al primo minuto vuol dire correre comunque un rischio? Non credo, non corre rischi, no. Può fare anche 90 minuti. Sempre per il centrocampo, mister, le volevo chiedere un po' cosa pensa di Luca Mora, perché lo ha utilizzato poco in quest'ultimo periodo. Le volevo chiedere se tatticamente, insieme con Rafia, quindi un centrocampo con Mora e Rafia, è sostenibile dal punto di vista degli equilibri? No, lui tatticamente per me è bravo, anche perché c'ha esperienza, quindi sa dove si deve mettere, perché si deve mettere. Poi il discorso che è sicuramente meno dinamico rispetto agli altri, e bisogna anche lì fare delle scelte. E può convivere con Rafia in un centrocampo a tre? Sì. Un vertice lui e Rafia in altri? Sicuro, possono giocare insieme. Mister, la Virtus Francavilla, numeri alla mano, una squadra molto casalinga e poco da trasferta, anche se un mese fa hanno fatto l'unica vittoria. Quali dunque le insidie di questa partita? Ma per me ha giocatori bravi, c'è solo la punta che qualche gol ha fatto. In più si difendono, perché se perdono 1-0, non è che ne prendono tanti. Il problema è, se giocano a 5 chiusi, trovare spazi non sarà facile, e ci dobbiamo preoccupare di loro di partenze e contropiede, che hanno abbastanza buono. Un gioco uguale da 50 anni, tutti dicono che già mi conoscono. Il problema, anche se mi conoscono, qualche volta ci riesce a vincere. Io mi auguro che, se giochiamo il nostro e giochiamo con attenzione, possiamo fare bene anche fino a fine campionato. Il fatto che Foggia abbia preso Delio Rossi, che è un suo allievo, come lo giudica? Ma io meno parlo di Foggia meglio è. No, ma per Delio, però, se poteva parlare di Delio. Vabbè, Delio ha voglia di lavorare, ha voglia di ancora dare qualche cosa al calcio, e ora è occasione, anche se in condizioni provate da me non sono facili. Io faccio l'ultima domanda sulle sue idee per questa squadra, nel senso, lei ha detto è un gruppo ampio, possono giocare tutti e devo fare le scelte, ma nella sua testa un 11 ideale lo sta cominciando a pensare per le partite che contano dei playoff? No,
Per me sono bravi, io di nuovo, per me io a sinistra alto se faccio giocare Colai o delle Monache o De Zogus, sono tutti e tre bravi. Poi il discorso è di se riescono a esprimersi tutti uguali o al meglio in una partita. Lui lo dice, ma se allena bene, sta facendo bene in allenamento, bisogna vedere di nuovo in partita, perché lui ha fatto solo prima, penso, con me. Io torno sul discorso di Luca Mora, perché nella partita che ha giocato Mora, e anche un po' per quel poco che conta nel test amichevole di giovedì scorso, io ho visto che l'unica mezzala che fa il movimento che vuole lei, che va quando taglia l'esterno ad attaccare l'area di rigore in profondità, non è che lo sta gestendo per averlo pronto ai playoff? Io li gestisco tutti per averli pronti. Io ripeto, Mora è il giocatore che ha fatto calcio, praticamente dovrebbe capire più di altri, magari ci manca quella dinamicità oggi, però io penso che con esperienza e con i tempi giusti serve a questa squadra.